L'oratorio di San Mercurio è un luogo di culto cattolico, situato nel centro storico di Palermo, dove si trovano molti oratori, sorti tra la fine del Cinquecento e il secolo successivo. È ubicato nel Mandamento Palazzo Reale, nei pressi della chiesa di San Giovanni degli Eremiti. L'oratorio, secondo Donald Garstang, è la prima importante commissione di un Giacomo Serpotta poco più che 22enne, il putto tipico di Giacomo. Qui è nella sua fase primordiale, con testa grossa, capelli soffici e ricciuti, arti paffuti e addome pronunciato. Nell'oratorio di San Mercurio si nota la commissione in più anni secondo le disponibilità economiche della Compagnia della Madonna del Deserto. Esso comunque rappresenta il summa dell'operato, nell'arco di 100 anni e a cavallo tra 2 secoli, della bottega Serpotta, con Giacomo, il fratello Giuseppe, il figlio Procopio e il genero di quest'ultimo, Gaspare Firriolo. La leggenda narra che nel 1553 il viceré Giovanni de Vega, affacciatosi dal Palazzo Reale, è attirato da un inusuale bagliore, individua un luogo dove qualche giorno dopo viene rinvenuta l'immagine della Vergine, dipinta su una roccia. L'immagine è ribattezzata Madonna del Deserto. Nell'altare, la parete destra rappresenta San Mercurio che uccide Giuliano. Nella parete sinistra, invece, la decapitazione di San Mercurio. Mentre sulla volta, la gloria di San Mercurio, tutti gli affreschi sono di autore ignoto. Sull'altare vi è posta una tela del XVII secolo, che raffigura l'apparizione della Vergine col bambino a San Mercurio, di autore ignoto. Sopra la tela, vi sono rappresentati in stucco la colomba dello Spirito Santo che emana raggi di luce e di grazia, con i putti che sorreggono il serto, per glorificare San Mercurio. L'aula dell'oratorio ha un pavimento risalente al 1714 ed è stato realizzato in maioliche da Lorenzo Gulotta. Sulla volta dell'aula troviamo un affresco di autore ignoto che rappresenta il sogno di San Mercurio. Le decorazioni dell'arco trionfale e delle pareti attigue sono state realizzate da Gaspare Firriolo, genero di Procopio Serpotta, e raffigurano festoni che intrecciano palme del martirio, lance, altre armi ed ulteriori emblemi di San Mercurio. Al centro dell'arco vi è un cartiglio, con inciso in latino, di lui è la cura per voi, frase di protezione da parte del santo, che allude anche alla missione principale della Compagnia della Madonna della Consolazione. La controfacciata, realizzata nel 1720 da Procopio Serpotta, mostra un organo, dipinto con attorno angeli musici e putti cantori con spartiti. La cantoria in ferro battuto sovrasta un cartiglio, con inciso l'appello di unità che San Paolo rivolge ai cristiani di Efeso, e una nicchia che ospita lo scranno dei superiori della compagnia.